Archiviate le presentazioni delle sezioni letterarie, è iniziato ieri sera a Pescara il Flaiano Film Festival al Cinemateatro Sant'Andrea. Quella di quest'anno, della Flaiano, dei premi Flaiano, la 51esima edizione di questa manifestazione che caratterizza l'estate culturale della città di Pescara. Il direttore artistico del Flaiano Film Festival è il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, che è profondamente legato all'Abruzzo ed è stata spesso scelta la nostra regione come set cinematografico, come location dei suoi lavori, compreso l'ultimo film di successo, Un mondo a parte. Tra le sezioni del festival, il concorso Flaiano Opera Prima e Seconda, il Panorama Italiano e l'omaggio che quest'anno è dedicato a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita. Tutte le proiezioni a Sant'Andrea sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. E domani, mercoledì 3 luglio alle 18:30, ci sarà l'attrice Kasia Smutniak che presenterà il suo esordio alla regia, un docufilm, Moore, e la Smutniak incontrerà anche il pubblico dopo la proiezione. Il vincitore del Flaiano Film Festival sarà svelato durante la serata conclusiva dei premi, domenica 7 luglio in Piazza Salotto, e vi ricordo sempre in diretta su Rete 8, un appuntamento ormai fisso. Dunque buona proiezione. Qui vediamo uno dei film in concorso, quello di Micaela Ramazzotti, ma ce ne sono tanti altri che vale la pena andare a vedere.